Prima di parlare delle conseguenze della dignità uguale di tutte le persone umane, vorrei trattare il terzo elemento, il terzo valore cristiano che è così importante per il sistema economico, e questa è la libertà, no? E posso apprendere che io abbia affermato che la libertà fosse di origine cristiana, no? E pensiamo all'Inquisizione, pensiamo all'alleanza della Chiesa con sistemi autoritari, no? Nel passato. Ma invece se consideriamo il retaggio di idee e di cultura, allora diventa molto palese che la libertà è di origine cristiana. E se guardiamo alla Bibbia, vediamo che l'evento centrale, dell'Antico Testamento, della formazione del popolo eletto, è l'Esodo. Quindi è l'uscita dalla casa di schiavitù di Egitto. E questo culmina nell'alleanza del Sinai, dove Dio dà la legge al popolo. E sembra come una contraddizione. Come mai tu libera il popolo per dargli una legge, no? Ma è appunto la legge della libertà, perché nell'ebraico legge è una parola molto simile a cammino. E quindi nel deserto un popolo nomade che non sa il cammino all'oasi muore. E quindi Dio oggi pongo davanti a voi morte e vita, male e bene. Scegli la vita, scegli la vita. E quindi io ti do le mie leggi che ti portano alla vita, all'oasi. E le mie vie sono affidabili, e le mie leggi sono vere. E quindi io sono il Dio che ti ha liberato dalla casa di schiavitù. E la casa di schiavitù è il peccato. Il peccato è vincola e non ci permette di fiorire. Quindi Dio nei 10 comandamenti che ci dà come dono sul Sinai, ci dà come le istruzioni di uso della nostra natura, ci indica il cammino per diventare felici. Questo, diciamo, è la DNA della nostra cultura e della nostra morale cristiana. È la libertà, la vera libertà. E anche lo vediamo nel Nuovo Testamento, dove San Paolo spiega che Cristo ci ha liberati per la libertà. Da che cosa ci ha liberati? Ci ha liberati dal peccato, dalla legge e dalla morte eterna. E per che cosa ci ha liberati? Per la libertà dell'amore. Quindi non è solo una libertà negativa, una liberazione da qualcosa, ma è soprattutto una libertà per qualcosa, per poter amare. E nel prossimo incontro guarderemo che cosa significa questo per la società.